Buonasera a tutti. Allora, voi saprete già che mezza Italia, una marea di procure italiane, hanno bloccato l'indirizzo PEC del sottoscritto, posta elettronica, come cacchio si chiama? va bene, quindi. Non c'è problema. Qui c'è un papiro intero di denunce. Sono quelle che non sono state accettate dalle procure italiane e che lunedì porterò direttamente nelle mani dell'agente di turno del commissariato di Sanremo. Sicuramente la gente del commissariato avrà un ictus perché dovrà fare una serie di fotocopie che non finiscono più, visto che ogni denuncia va rilasciata in copia. Dovranno poi occuparsi di consegnarle alle varie procure. Ebbene, tanto peggio per il Ministero della Giustizia che ha dato incarico alle procure italiane di bloccare il mio indirizzo di posta elettronica PEC. Quindi, già che si tratta di un indirizzo di posta elettronica che a tutti gli effetti di legge, in base alla legge del 2005, dovrebbe essere sostitutiva della raccomandata AR, le procure non possono non accettare le querele e tantomeno sono autorizzate a mettere nella casella dello spam il mio indirizzo di posta elettronica semplicemente perché ho avuto l'ardire di querelare qualche magistrato che ha violato il codice di procedura penale. E no, cari magistrati, non vi parate il culo così, perché esiste sempre la carta e io vado direttamente al commissariato. Perderò un'ora, tre quarti d'ora, ma comunque ve la metto sempre in quel posto. E quindi penso che sia il caso che vi diate una regolata, perché comunque quello che state facendo è completamente illegale. E comunque aggiorno i miei lettori e poi chiudo questa diretta, che è stato denunciato, è stato querelato anche nel Ministero della Giustizia, nella persona del ministro Andrea Orlando, perché chiaramente è responsabile al di sopra di tutti i procuratori delle procure che a loro volta saranno denunciati per questa violazione della legge, essendo il sottoscritto stato inserito nella casella dello spam e non potendo comunicare con le amministrazioni, con i settori giudiziari. Ricordo che comunque grazie alla inaspettata e sospetta morte del nostro avvocato Fabrizio Spigarelli, legale di fiducia, il 31 agosto 2015, noi, grazie alla legge 881 del 1977, ci stiamo difendendo da soli per quanto le procure non abbiano accettato questa nostra decisione e continuino imperterrite ad assegnarci inutili legali d'ufficio che non fanno un emerito cazzo di niente, perché non ci difendono. Faccio presente anche che la Procura di Lanciano, che è prossima ad una nuova udienza il 6 luglio, Procura di Lanciano in Abruzzo, procura che non è legittimata a giudicarmi in quanto non territorialmente competente, non mi ha nemmeno comunicato il nome dell'avvocato d'ufficio a seguito della mia comunicazione allora, quando non ero ancora stato bannato nella loro lista di mail PEC, del decesso dell'avvocato Spigarelli. Quindi, non essendo io stato avvisato sul nominativo dell'avvocato Spigarelli, sono stati denunciati anche il procuratore capo della Procura di Lanciano e i vari giudici e lo stesso pubblico ministero che mi ha rinviato a giudizio, senza peraltro accogliere la richiesta di interrogatorio di garanzia. E quindi anche in questo caso il processo sarebbe stato da annullare, grazie alla violazione dell'articolo 415 bis. Quindi, cari procuratori, cari giudici, cari magistrati, cari togati, avete rotto il cazzo.
perché non si va avanti così. Siamo in dittatura, lo vediamo dal governo che vuole imporre i vaccini a tutti quanti, lo vediamo da tantissime cose, lo vediamo dalla scomparsa di Equitalia, che però come Equitalia o come Agenzia delle Entrate da luglio è legittimata a ignorare e a bloccare i conti correnti degli italiani creditori nei confronti debitori nei confronti dello Stato senza l'autorizzazione del giudice. Ragazzi, siamo sotto dittatura. Però quello che io dico sempre è che non bisogna chinare la testa e bisogna industriarsi per combattere questo regime, per lottare, non bisogna arrendersi e bisogna mandarli a fanculo tutti quanti. È chiaro? Quindi, al contrario di come ha scritto un deficiente che mi aveva chiesto l'amicizia e poi scrive in un commento per la serie armatevi o qualcosa del genere, come era quel famoso detto armiamoci e andate. No, non è così. Marcianò è in prima persona a combattere perché ha sulle spalle una serie di processi che lo mettono nelle condizioni di rischiare l'arresto o quantomeno altre limitazioni della libertà personale. Questo perché? Perché Marcianò ha semplicemente detto la verità. E Marcianò è quello che viene rinviato a giudizio per aver detto in un libro, per aver scritto persona deprimente, quando il giornalaio Cruciani, quella specie di schiavo di regime, mi chiama Merdanò e ha l'ardire di dire nelle dirette che tanto i magistrati mettono tutto nel tritacarte. È vero, infatti, da quel giorno lì hanno bloccato la mia PEC. Ebbene, Cruciani, vaffanculo, ok? E adesso vedi se poi mi vuoi denunciare. Vaffanculo tu e tutti quelli come te. Io vi saluto, questo sfogo era dovuto, vi ringrazio per l'ascolto e arrivederci alla prossima diretta.